Dame e cavalieri, orchi e fatine, guerrieri e scudieri e tanti altri personaggi di un tempo che fu, tutti in splendidi costumi ed armi ovviamente finte. Un accampamento in piena regola, questo sì vero, ha ospitato a Vasanello, uno storico paese della Tuscia, il raduno nazionale della fantasia. La Chiappa Sogni, così si chiamava questo appuntamento che ha esaltato il gioco di ruolo dal vivo. Presente in Italia da quasi 20 anni e praticato da migliaia di persone. A Vasanello si erano dati appuntamento gli iscritti di una decina di associazioni di tutta Italia per dare dimostrazione di come combattevano, ma anche come vivevano i nostri antenati. 3 giorni anche di convegni, incontri e laboratori pratici per scambiarsi esperienze ed opinioni. Le associazioni abbiamo sentite contente e soddisfatte sia delle conferenze che dell'iniziativa, e quindi anche quelle che non sono potute venire ci hanno assicurato che per il prossimo anno saranno presenti. Alla fine di queste manifestazioni spero che resti la voglia di stare insieme, la voglia di capire che tutti quanti noi che facciamo gioco di ruolo dal vivo siamo alla fine una grande famiglia, e che quindi è inutile parlare male degli altri, ma è importante conoscerli e capire le loro idee, anche se differenti dalle nostre. Nella preparazione di questi appuntamenti c'è grande impegno da parte dei partecipanti. Il motivo principale è far vedere che con la storia ci si può divertire come e forse anche di più che con altre forme di divertimento classico. C'è un lungo studio delle antiche tradizioni, in questo caso noi siamo specializzati nella rievocazione storica dei vichinghi, quindi antica Scandinavia, alto medievale, e dietro c'è uno studio anche di anni dietro queste cose, perché bisogna comunque discernere dai falsi storici e dalle le realtà invece che esistevano in quel tempo. Dunque c'è anche tanto studio sugli usi, i costumi, le tradizioni e la storia di questi antichi popoli. La giornata conclusiva è stata un susseguirsi di avvenimenti, dai guerrieri che si sono dati battaglia sul grande prato in mezzo all'accampamento, alle musiche tipiche e ai balli che allietavano le feste medievali. E poi sfogo alla fantasia, anche con disegni fantastici direttamente sul viso. Ma era proprio così il trucco medievale? Beh, quello medievale no, però quello fantasy diciamo che si riprende un po' su qualsiasi razza o tipo di fantasia che uno può avere. Per esempio la bambina sta facendo una farfalla, prima una ragazza si è fatta fare una bella mascherina. E quello che è a lei? È una specie di sole nero. Ma è sicura che questo trucco è medievale? No, questo non è medievale, è un po' dark, un po' gothic, un po' fantasioso, sì. Nel parco giravano tanti personaggi sotto lo sguardo incuriosito di grandi e bambini, molto divertiti dallo spettacolo. Io faccio un'elfa silvana, cioè una specie di elfo che non è come gli elfi alti, che sono quelli biondi, alti, bellissimi, ma sono quelli versione selvaggia che abitano nelle foreste. Sono un ospitaliere, anche se non ho l'armatura quest'oggi, perché di solito porto la cotta di maglia e alcuni pezzi di piastre, non so, come schinieri o spallacci e bracciali. L'ospitaliere, questo personaggio, diciamo, è una via di mezzo tra un personaggio fantasy e un personaggio storico, quello che erano appunto gli ospitalieri nel Medioevo. La manifestazione di Vasanello è stata organizzata in collaborazione con gli enti locali e regionali a testimonianza della sua validità, sia sotto l'aspetto storico che dal punto di vista sociale. Uno degli scopi principali, infatti, era proprio la coesione e lo scambio culturale tra la gente.